una precisazione tecnica a tutti gli alunni di questa classe virtuale. Ecco, pregherei di disattivare l'audio man mano che si collegano in modo da evitare sovrapposizioni. Poi l'insegnante, come è stata anche nella precedente lezione, interverrà e favorirà anche l'interazione un po' più. Quindi inizio questa seconda lezione, questo secondo incontro con un benvenuto a tutti. Una notizia flash, la classe pian piano sta aumentando, siamo a 65 iscritti, ma presumiamo che pian piano se ne aggiungeranno altri, alcuni si vedono, altri no. E faccio una piccola introduzione, è un corso come iniziativa voluto dall'Ente Bergamaschi nel Mondo in collaborazione col Ducato di Piazza Pontina. Allora, innanzitutto porto i saluti del presidente dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, Carlo Personeni, che purtroppo stasera è indisposto con un po' di influenzina, e saluto Tiziano Piazza, che è l'addetto stampa e quindi la comunicazione dell'Ente Bergamaschi nel Mondo, e anche e Nicola, che è il tecnico che supporta, insomma, anche da un punto di vista pratico, la lezione. Allora, l'Ente Bergamaschi è un soggetto che da più di 50 anni si occupa a supportare la comunità bergamasca nel mondo. Abbiamo una rete circa di una sessantina tra circoli e delegazioni nei vari continenti. Ovviamente, come ho già accennato la volta scorsa, in questi 50 anni anche la modalità di intervento e di supporto è cambiata, adeguandosi oggigiorno soprattutto alla mobilità giovanile professionale. E questa iniziativa ha l'obiettivo di intercettare maggiormente anche soggetti bergamaschi che sono isolati, sparsi nel mondo. È un'iniziativa, direi, simpatica, piacevole, che abbiamo condiviso grazie alla collaborazione col Ducato di Piazza Pontida. Ecco, lo presento velocemente dando qua al Duca di questo sodalizio, che ormai quasi da 100 anni si occupa ed è impegnato a promuovere la cultura, le tradizioni, il dialetto, il folklore bergamasco. Quindi io cederei volentieri la parola al Duca Smicciatöce, cioè quello che guarda e controlla tutto, Mario Morotti. Prego. Bene, buonasera a tutti, buongiorno a tutti, perché qui stiamo collegati col mondo e quindi ognuno ha il suo orario. Davvero mi fa molto piacere questa iniziativa che sta iniziando. Io spero che i frequentatori, gli alunni di questo non corso, no? Ma una serie di incontri sulla bergamaschità e su Bergamo e sui bergamaschi possa aumentare. Qui davvero sono contento già del numero che si è raggiunto e spero che queste serate, col passaparola, i frequentatori diventino ancora di più. Grazie all'Ente Bergamaschi del Mondo che ci ha dato questa possibilità di far conoscere attraverso questa serie di incontri il Ducato di Piazza Pontida per farlo conoscere i bergamaschi che li abbiamo nel cuore, che li sentiamo sempre vicini perché rappresentano comunque all'estero Bergamo, perché il carattere della rasa bergamasca, ecco, deve emergere anche all'estero e sono sicuro che questo chi è all'estero lo farà sicuramente sentire e notare. Quindi grazie ancora di questa opportunità, lascio a Giusy che ringrazio per la sua passione e per quanto sta dedicando per questa serie di incontri. Grazie ancora e buona continuazione a tutti. Benissimo, grazie Duca Morotti. Adesso in modo così sintetico ma doveroso
ricordo il profilo dell'insegnante di questo corso, la docente Giusy Bonacina, è ovviamente una appassionata di dialetto, con ovviamente competenze, docente di lettere, è un cavaliere del Ducato, pubblicista, giornalista, e ha scritto anche dei libri, e è anche membro della redazione del GUP, che è un quindicinale edito dal Duca Pontida, che direi davvero con alto profilo si occupa dell'attualità e delle tradizioni bergamasche. Quindi la parola all'insegnante. Io vi raccomando ancora di tenere disattivato il microfono, ecco, per evitare interferenze di suoni. Quindi buon lavoro a Giusy, buon lavoro a voi tutti. Ecco, sappiate che siamo collegati con la Cina, con l'Australia, con l'Argentina, con l'Europa, con Bergamo anche, quindi siamo bergamaschi default, ma anche bergamaschi metropolitani. Ricordo che la lezione dura circa un'ora, verrà poi registrata, e quindi diamo la parola all'insegnante che, come la volta scorsa, poi verso la fine interverrà con un'interazione, chiederà insomma pareri un po' a tutti. Quindi grazie a voi e buon lavoro all'insegnante Giusy Bonacina. Grazie. Grazie, grazie davvero. Signori, buonasera. Prima di tutto vorrei sapere come state. State bene? Sì? Io ho passato una buona settimana, se l'avete passata anche voi mi fa molto piacere. E noi stasera non siamo collegati dalla prestigiosa sede del BIM come l'altra volta, ma siamo collegati dall'altrettanto prestigiosa sede del Ducato di Piazza Pontida. Siamo dunque in Piazza Pontida. Allora, noi l'altra volta incominciamo subito con la nostra consueta chiacchieratina. Noi l'altra volta avevamo cominciato dicendo da dove arrivava il dialetto bergamasco, le sue origini, chi in fondo lo aveva, uso una brutta parola, ma inventato. Però è ovvio che, come ogni cosa che si realizza, poi bisogna mantenerla. E chi si occupa di mantenere, di diffondere, di potenziare anche, di salvare dall'oblio una cosa preziosa come il nostro dialetto bergamasco? Beh, a Bergamo esiste questa associazione, che è appunto il Ducato di Piazza Pontida, che si è assunto tra gli altri anche quest'onere. Quando è nato il Ducato? Il Ducato ha quasi 100 anni, no? È stato detto dal nostro signor Rota, è vero, ha quasi 100 anni, avrà esattamente 100 anni la notte di San Silvestro del 2023, perché è nato la notte di San Silvestro del 1923. Sì, il Ducato è nato di notte. È nato di notte e succede questo, è la notte di San Silvestro del 1923, e i bergamaschi festeggiano chi in strada, chi a casa, chi nelle osterie. In un'osteria molto vicina al Ducato di Piazza Pontida, proprio in Piazza Pontida anche lei, l'osteria dei Tre Gobbi, che radunava un po' tutte quelle che erano le menti creative dei bergamaschi, no? Quindi c'erano poeti, c'erano cantanti, c'erano musicisti, pensate che era frequentatissima dal nostro Donizetti. In questa osteria si festeggia e c'è una compagnia di capi scarichi alla testa della quale c'è un certo Rodolfo Paris, che di mestiere fa l'arredatore, ma che strimpella il pianoforte a orecchio e poi non manca mai tutte le volte che c'è da organizzare una festa, sia una festa laica sia una festa religiosa. Insomma, quando la gente fa festa, Rodolfo Paris è nel mezzo. Con questa sua compagnia è stato a cena alla cena dell'ultimo dell'anno del 1923, però per Bergamo è un periodo particolare. Il centro piacentiniano, quindi quello con la Torre dei Caduti, è ultimato, è pronto, ma non è mai stato inaugurato né dalle autorità locali né dalle autorità nazionali. E questo non piace ai bergamaschi, che ai caduti per la patria ci tenevano davvero.
A questo punto il nostro Rodolfo Paris decide, dopo aver mangiato molto e ancora di più bevuto, decide di portarsi sotto la Torre dei Caduti e inaugurarla personalmente, senza aspettare le autorità. Lo fa alla testa di questi capiscarichi che stavano con lui a festeggiare. Quindi decidono di alzarsi poco prima della mezzanotte e di portarsi sotto la Torre dei Caduti, naturalmente portandosi dietro non soltanto razzi e bengala per festeggiare l'ultimo dell'anno, ma anche degli strumenti musicali improvvisati, vale a dire per esempio coperchi, delle pentole, cose così. Passano tutto il centro e nel loro passaggio raccolgono un bel numero di spettatori, perché vedono questi matti che attraversano la città, quindi un po' di gente si accoda e si costituisce una piccola folla. Rodolfo Paris, con tutto questo seguito, si pone sotto la Torre dei Caduti poco prima dell'ultimo rintocco della mezzanotte. Si toglie il cappello, fa un passo avanti e grida: viva i caduti della patria, è con questo la Tor le inaugurada. Chiaramente dalla piccola folla che era arrivata con lui un po' c'è una certa sorpresa, naturalmente, ma soprattutto si leva una voce che non abbiamo mai saputo di chi fosse, e questo signore urla: viva il duca di Piazza Pontida. Tutto quello che è avvenuto dopo si deve a quell'unico magico momento. Perché? Perché poi l'incoronazione del duca viene ufficializzata, poi vi dirò come. Il Ducato diventa un'associazione importante nel tessuto della città, e tutto quello che viene dopo, quindi l'attività del Ducato vera e propria, il Ducato si occupa non solo di potenziare, diffondere e preservare dall'oblio la nostra lingua, ma come diceva il signor Rota si occupa di folklore. Pensate che il Ducato organizza il Festival Internazionale del Folklore e delle Tradizioni, che si svolge ogni anno nella settimana del nostro patrono, di Sant'Alessandro, ed è riuscito a portare nella nostra città circa 10.000 artisti appartenenti ai gruppi folcloristici davvero di tutto il mondo. Ma non solo, il Ducato di Piazza Pontida è anche l'ente, l'associazione che si occupa per esempio della sfilata dei carri di mezza quaresima. Carri che arrivano da tutta la provincia e che fanno radunare nelle vie cittadine 50-60.000 persone. In occasione della sfilata di mezza quaresima, poco prima, Gerrasgamen della Egia, ve lo dico in bergamasco, che significa il rogo della vecchia, perché avviene più o meno alla la mezza quaresima, arriva sempre a marzo, è una festa che viene dalle feste pagane latine, e quindi chiedo scusa, ho zittito il nostro duca. quindi la nostra Egia si rifà a una festa pagana che era quella della fine dell'anno per i latini, che era a marzo. Ma non solo. Il Ducato di Piazza Pontida si occupa soprattutto di folklore e folklore provinciale, per cui c'è il Festival Provinciale del Folklore, che porta qui gruppi folcloristici da tutta la provincia, periodo nel quale, più o meno all'inizio dell'estate, in cui ci sentiamo veramente molto molto bergamaschi. Ma poi organizza premi di poesia, edita libri, edita il nostro giornale Giopì, fa rassegne teatrali dialettali. Una ha avuto proprio un incontro ieri pomeriggio al Teatro Sociale, che è un teatro molto importante per la nostra città, alla pari del Teatro Donizetti, quindi anche le rassegne devono essere di un certo spessore. Insomma, tutto questo fa il Ducato di Piazza Pontida, ma tutto quello che lui fa, che l'associazione fa, si deve a quell'unico momento avvenuto un po' per gioco, un po' per scherzo, della notte del 31 dicembre 1923. Poi, il 15 marzo 1924, si ritiene che sia il momento giusto per ufficializzare l'incoronazione del nostro duca Rodolfo Paris.
E quindi si sceglie come location l'osteria dell'Angelo di Borgo Santa Caterina, e lì tutti quelli che avevano partecipato con Rodolfo Paris alla sortita sotto la Torre dei Caduti del 31 dicembre sono invitati, ed è già la corte ducale. Viene utilizzata una sedia che è messa in posizione centrale, lo stessa fornisce un paio di cuscini per trasformare in qualche modo la sedia in un trono, e Rodolfo Paris viene fatto sedere su questa sedia. C'è una fanciulla molto bella, Lina Rota, che era veramente un modello di grazia, ma soprattutto era modella per gli artisti, che porta la corona ducale, che è rigorosamente di latta, è ancora così, è ancora di latta, porta la corona ducale sul basgiò della polenta, non su un cuscino regale, ma sul basgiò della polenta, cioè sulla tafferia. Incede lentamente verso il nostro Rodolfo Paris, che non è ancora duca, ma deve essere ancora ufficializzato, e a questo punto due delle gemme, la corona è a 5 punte, su ogni punta c'è una gemma di mollica di pane. Due delle gemme cadono per terra e vengono becchettate dagli uccelli. Siccome questa cosa sembrò di cattivo auspicio, si provvide immediatamente a sostituire queste gemme. Se ne fecero delle altre sempre di mollica di pane, ma si ritenne opportuno di non infilarle sulle punte, ma di lasciarle penzolanti. Si utilizzarono due gabbiette che servivano per tenere i turaccioli dello spumante, e si attaccarono queste due gemme di mollica di pane, ma pendenti. Da quel momento la corona, che è una delle insegne del ducato, insieme con il pendaglio, da quel momento la corona è la corona dalle palle pendenti. Il ducato poi, il duca Rodolfo Paris, assunse il nome di Rodolfo I, cioè Rodolfo I. Dopo di lui ne sono arrivati altri 10. Il nostro attuale, che voi avete conosciuto, che è Smicciatöt al secolo Mario Morotti, è l'11°. E il ducato ha un po' una gerarchia piramidale, per la verità, anche se è una moderna associazione, ha un po' questa gerarchia, ricorda un po' il Medioevo, perché a capo di tutto c'è il duca. Accanto a lui c'è un duca vicario che ha però soltanto una funzione rappresentativa, ma alla pari del duca vicario c'è il cancellier grande, che rappresenta invece il duca in tutto e per tutto. Quindi se deve prendere delle decisioni e il duca è impossibilitato a farlo per mille motivi, le può prendere il cancellier grande. Se deve decidere di una spesa, lo può fare il cancellier grande. Il cancellier grande fa esattamente quello che fa il duca, oltre a prestargli il suo aiuto tutte le volte che il duca ne ha bisogno. Al di sotto c'è senato ducale, che ha il compito di eleggere il duca, ed è costituito dai cavalieri iure pleno, cioè a pieno diritto. Io sono una dei cavalieri iure pleno, che ha il compito di eleggere il duca e di sostenerlo in tutte quelle che sono le scelte, o anche osteggiarlo in tutte quelle che possono essere le scelte ducali. Nel Senato ducale è compreso il Consiglio della Corona, che è sempre costituito dai cavalieri iure pleno, ma sono quei cavalieri che si occupano di dare un aiuto effettivo al duca, che può essere anche un aiuto fisico, nel senso che se occorre fare un certo trasporto, decidere anche qualsiasi decisione il duca prenda, può essere aiutato, ma anche fisicamente, dal Consiglio della Corona. Al di sotto del Consiglio della Corona ci sono tutti gli altri cavalieri, che però non sono cavalieri a pieno diritto, quindi non sono membri effettivi del Ducato di Piazza Pulcina. E al di sotto dei cavalieri ci sono gli alfieri, al di sotto degli alfieri poi ci sono tutti i sudditi, che sono tutti i simpatizzanti del ducato. Non volevo omettere che noi abbiamo una corte di giustizia, che è costituita dagli avvocati del nostro ducato, un cappellano ducale e nient'altro.
Il ducato complessivamente è questo. Quindi voi avete avuto una idea di quello che fa il ducato di Piazza Pontida. Vi è piaciuta questa storia? Ci sono domande? Se qualcuno alza la mano, io gli do la parola. No, non vedo nessuno, quindi vado avanti. È così? Sì. Signor Rota, è così? Non vedo mani alzate. Sì, sì. Lei sì, ne sì, vede? Sì, abbiamo visto il signor Gilberto che mostra il logo del Ducato di Piazza Pontida. Ah, quindi... perfetto, grazie. Ecco, vede che... perfetto. Me lo mostra ancora, signor Gilberto, per favore? Ecco, non si vede benissimo, ma si vede, si intravede, si intravedono le palle pendenti. Riuscite a vedere? Eccola lì una. E poi si vede l'uccellino sopra, che è quello che aveva becchettato le gemme di mollica di pane. Benissimo. A questo punto, voi avete ricevuto tutti la poesia che io vi ho mandato? Perfetto. Allora, se voi siete d'accordo, io scusi, la poesia... Io non l'ho ricevuta perché non ho partecipato la scorsa volta. Ah, mi dice dove la posso trovare? Chiedo allora al signor Piazza, Tiziano Piazza, per favore, può inviare alla signora Imperio la grazie. Poesia? Grazie mille. Perfetto. Allora, se tutti gli altri ce l'hanno, la prendiamo in mano. Ce l'avete? Ce l'avete davanti a voi? Perfetto. A questo punto però io vorrei sentire voi. C'è qualcuno che ha provato a leggerla e che si sente stasera di cominciare? Io sì, l'ho letta. Lei l'ha letta, perfetto. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Buonasera. Allora, io un secondo le do la parola immediatamente. Vi ricordo però soltanto, per chi non c'era l'altra volta, ma anche per chi c'era, che abbiamo scelto questa poesia di Giuseppe Mazza, che è un autore del Ducato, è stato un autore del Ducato di Piazza Pontida, morto nel 1949, che aveva scritto una serie di poesie che sono dei piccoli atti unici che noi utilizzeremo come testo. Due delle sue creature più importanti sono Oltone e La Rosa, che sono marito e moglie. Però noi li incontriamo quando sono ancora fidanzati e li accompagneremo passo passo nel nostro corso fino alla morte del Tone. Allora, in questa Amour à la buna, che vuol dire amore alla buona, vediamo il Tone e la Rosa che sono fidanzati, sono a fare un giro nella immediata periferia bergamasca, ma dovete pensare che questa è una poesia più o meno di fine Ottocento, quindi la immediata periferia bergamasca era già piena di campi, eravamo già aperta campagna, e il Tone parla d'amore alla sua Rosa. Ecco, a questo punto io vorrei sentire la signora se ha voglia di cominciare. Certo, beh, mi perdonerete un po' la pronuncia che non sarà... Ci sono io qua. Allora, guarda i panigarole come sberluse sui bracci, guarda che bella luna, bianca, compagna del lacce, e mela stelle che brillano in ciel più belle. Perfetto, la fermo. Vogliamo tradurla? Certo. Dai. Allora, guarda i panigarole sono le lucciole. Ok. Come brillano nei prati. Guarda che bella luna, bianca come il latte. E mille, mille stelle che brillano nel cielo più belle. Più belle, perfetto. Bravissima, bravissima. C'è qualcun altro che vuole ripetere questa strofa? La signora Generoso, vedo. Via. Ci provo. Dai.
scusate la pronuncia. Allora, va benissimo. Faccio la prima strofa o sì, 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 no, facciamo la prima strofa. D'accordo. Guarda i bagnarelli come sberlis sui prati. Guarda che bella luna bianca, compagna del lac. E mela stelle che brilla in ciel più belle. Bravissima. Panigarelli. 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 Perfetto. Me la traduce anche lei? Parola sì, per parola. Guarda come si dice, le lucciole. Le lucciole come sono. Come brillano, brillano nei prati, sui prati. Guarda bene la luna bianca. Che bella luna. Che bella luna bianca come il latte. Mille, mille stelle che brillano in cielo più belle. Perfetto, questo era il tone che parlava d'amore alla Rosa. E la Rosa risponde, guardate che la Rosa è un personaggio che impareremo a conoscere, è già una donna liberata a suo modo, perché è una donna che lavora, è una donna pratica, quindi risponde e dimostra di avere un caratterino tutt'altro che da sottovalutare, ma lo vedremo poi più avanti nelle prossime poesie. Chi vuole continuare con la risposta della Rosa? Provo? Sì? Provo io? Sì, sì, volentieri. Come so mai contenta che il tep l'è stabilit? O giusto faccio begada e tutto destendit. Indomà se l'è compagne al mesuga te ci pagne. Bravissima, bravissima. traduciamo? Sì, come sono contenta che il tempo si sia stabilito. Ho giusto, ho proprio fatto il bucato e ho steso tutto. Domani, se mi è amico, se mi è come, non so, se sarà bello. Se sarà, sarà uguale, compagno, se sarà uguale, non è amico, compagno, sarà uguale. È vero, è vero. Se sarà uguale, mi asciugheranno tutti i panni. Perfetto, benissimo. Andiamo avanti. Ritorna il tone, risponde lui a sua volta. Chi vuole farlo? Qualcun altro? Mi offro io? Sì, provo. Vai. Allora, Marosa, me te parla d'amore e poesia e te me risponde che te faccio solusia. Se te compande il jazz al posto del cor, te geusas. O geusas. Allora, qui trabagliamo. Marosa, me te parla d'amore e de poesia e te. Te me risponde che te fai solusia, te sei compagno del jazz al posto del cœur che usas. Ripetiamo. Via. Sempre io. Sempre lei. Sempre lei. Mannaggia. Marosa, me te parla de amour e de poesia. Te me risponde. E te? E te? E te, te me risponde che te faccio solusia. C'è una dieresi sulla O. Solusia. Solusia. Sono due. Solusia. Se te compagni del jazz, al posto del cor, del cœur, del cœur, che usas. Va bene. Traduciamo. Dopo che andava col francese, visto che sto imparando il francese, faccio un bel rebelot. Brava. Perché non è rebelot. La dieresi ha il suono della O francese, della E francese, come... sulla U ha il suono della U francese. Traduciamo, dai. Marosa, io ti parlo di amore e di poesia e tu mi rispondi che ti faccio... Non so cosa voglia dire... Che hai fatto su, noi lo diciamo in bergamasco, ma che hai fatto il bucato. Lucia, che cos'è la lisciva? Era l'acqua, l'acqua di sapone. Un tempo c'erano dei venditori ambulanti che passavano nei cortili delle case e portavano quest'acqua insaponata che le donne acquistavano coi misurini e serviva da detersivo. Costava poco e si faceva il bucato così. Quindi la Lucia è la lisciva, l'acqua di sapone. Ok. Tu sei come il ghiaccio, al posto del cuore hai un sasso. Perfetto, c'è un sasso. Risponde la Rosa. Chi risponde per la Rosa? Chi si sente?
Posso farlo io se nessuno... Bravissima! Sì, offre. Se contenso potone, se importa de storielle de prace, panigarole, de luna, ancel, de stelle, se il più fosse fa belle, o il cuore le sempre che è. Brava, ma piano. Ma piano. Piano. Sì. Allora, guardiamo, ci sono più di una dieresi. Se contenso potone. Se potone. Se importa de storielle. Se importa de storielle. De prac panigarele. De prac panigarele. De lunancel. De lunancel. De stelle. De stelle. Se il pieuf o se il fa bel, o il cœur le sent per quel. Se il pieuf o se il fa bel, o il cœur le sent per quel. Traduciamo? Sì. Cosa racconti poi, Tone? Cosa importa delle storielle, dei prati, delle lucciole, della luna nel cielo e delle stelle? Se piove o se fa bello, il cuore è sempre lo stesso, sempre quello. Perfetto, perfetto. E adesso parla sempre la Rosa. Qualcun altro vuole andare avanti? Posso? Via. Vado. Che il dè che dopo messa de folle sul il sagrat, te mi sposi di fiur e pote mi circat, tu rispondi de sé perché te ulie sabì. Bravissimo, bravissimo. Traduciamo, dai. Quel giorno dopo messa lì di fuori sul sagrato ti ho porto i fiori e poi mi hai cercato. Che mi hai porto un fiore e poi mi hai cercato. Ti ho risposto di sì perché ti volevo così bene. Già bene, esatto. Già bene, bene. Okay. Allora, perfetto. Semplicemente, teme circat. Il bergamasco è una lingua molto, molto essenziale. Quindi noi avremmo già detto, in italiano avremmo detto hai chiesto la mia mano, ti volevi fidanzare. In bergamasco diciamo teme circat, circat gedettet, va benissimo. Vuole andare avanti? Lei? Ora? Sì, perché no? Ok. Perché siccome lei ha una buona pronuncia, gli altri anche sentono. Ma ed essere la dieresi perché abito in Germania, la cosiddetta umlaut. Perfetto. Quant'è te toccat soldat, ol de che te sendaci? To dace una medaglia al posto del ritraccio. Col cur d'un sì, dorada, con sola dolurada. Perfetto. Allora, tocca soldat vuol dire hai dovuto partire per fare il servizio militare. Noi in italiano ci mettiamo 80.000 parole. In bergamasco, tocca soldat vuol dire hai dovuto partire e non c'erano santi. Dovevi. Mi è toccato di andare soldato. Mi è toccato di andare soldato. Perfetto. Andate piano, vi prego. Per tutti gli altri, ma anche per voi. Qualcun altro che vada avanti? Posso provare io? Certo. Via. Forse tu scriderar. Scusami, mi ripeti quel forse? Scusami. Aspetta. Forse. Noi in italiano diciamo forse, in bergamasco diventa forse. Via. Sì. Forse tu scriderar, ma il post di biglietti de naccia la Madonna mi piace sui allumi. E sempre te ci deve, me la pregai per te. Bravissimo. Pronuncia perfetta. Vai piano, ti prego. Posso darti del tu, vero? Sì, certo. Perfetto. Dai, traduciamo. Forse ti ho scritto di raro, ma al posto di lettere, davanti alla Madonna accendevo i lumini e tutti i giorni sempre pregavo per te. Perfetto, benissimo. Andiamo avanti. Chi si sente di andare avanti per la prossima strofa? Qualcuno che vuole provare? Dai. Posso continuare? Certamente. E adesso per te, me senter got che fa tremà, al somia cos'è una roba che non somia spiega,
agrigne e s'inquieta, a pianze e so contenta. Che bello che è questa dichiarazione d'amore della Rosa, che è proprio come parlavano le nostre nonne, no? Non c'erano tanti fronzoli, ma lei dice il mal d'amore è proprio questo, non capisco, rido e sono angosciata, piango e sono contenta. Traduciamo, dai. Sempre lei. Sì, e adesso per te io sento qualcosa che fa tremare. Non so cos'è, ma una roba che non so spiegare. Perfetto. Rido e sono inquieta. Piango, mm-hmm. piango e sono contenta. Bravissima, grazie. Se vediamo se c'è qualcun altro. Giusy, scusa, Giusy, sì. Ma ergot non è scritto sbagliato, perché io lo leggo ergot, non ergot. Scusa, ah sì, è scritto sbagliato, bravissimo, 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 gommia che la pena. Serve l'accento acuto, quindi quello che stringe la vocale. Qui è stato messo sbagliato. Ecco, ma Giusy, ci spieghi poi la differenza tra i vari accenti, perché io francese non l'ho studiato, quindi con gli accenti un po' di casini. Sono solo due, l'accento grave e l'accento acuto, è appena ok. Però bravissimo che me l'hai fatto notare. Vabbè, la correggo dopo, ma ricordiamoci di correggere perché è sbagliato. Serve l'accento acuto per intenderci quello che scende dalla destra e va in basso verso la sinistra. Così. Perfetto. Allora, qualcuno vuole andare avanti con la prossima... Vedere che prima con me. Certo. Allora, tu, o per un altro, chiudetemi la jehet. Madonna me, madonna, che mal, che tamo farehet. Me chuparejo il cuor, me ingurare de mur. Bravissimo, bravissimo, mi piace. E soprattutto mi piace perché tu aspiri la S. La jehet. Che non è, allora qualcuno l'altra volta mi ha detto, io vengo dalla Val Gandino, non mi ricordo più chi, e mi ha detto, io però so che è diverso il dialetto, è vero, io però utilizzo il dialetto di città, non solo perché è quello che conosco, ma perché è anche quello più vicino all'italiano, perché se noi andiamo in Valle Imagna, in Val Gandino, in Val San Martino, il dialetto diventa veramente complicato e soprattutto non ci si capisce più. Il bergamasco di città, bene o male, lo capiscono tutti, quindi va benissimo. Me lo traduci per piacere? Ah, potuto. Se perché sei stufo o per un'altra stanco, donna? Se stanco, stanco, o per un'altra. O per un'altra donna, un giorno mi dovesse lasciare. O signore, che male che mi faresti. Mm-hmm. Mi prenderei un infarto. Mi scoppierebbe il cuore, va bene. Mi scoppierebbe il cuore e... Mi augurerei la morte. Di morire. Bravissimo, bravissimo. Qualcun altro vuole andare avanti? Il signor Gilberto, che vedo attento, ma che non... Vuole provare? Non lo sento. Ha chiuso l'audio. Ma se non c'è nessuno ci provo io. Volevo capire se il signor Gilberto voleva provarmi, mi perdoni. Ok, scusi. No. No, non vuole provare. Basta. Va bene. Allora sì, grazie signora Chiara. Sì. Mi hai sentito? Scusate, ho ritolto l'audio. Tone, sto me parlare, forse mi ha datat, mi dice che il se sente, forse fo peccat, ma sto peccat d'amor perdonerà il Signor. Benissimo. Allora,
La rosa dice tone, traduciamo. Sto parlando. Questo no. Mio modo di parlare, come okay. Parla? Forse mi ha adattato, non è? Non è adatto. Non è adatto, ok. Dico quello che sento e forse faccio peccato, ma questo peccato d'amore lo perdonerà il Signore. Benissimo. Qualcun altro? Qualcun altro ha voglia di finire? Io, se volete, mi butto con la mio meraviglioso bergamasco autentico, 100%. Allora, perché lo estrai parole per dim o il tuo pensiero? L'amor se alla buna le forse il più sincero. Sincero. Fate compagne di me, e l'em beise po a te. Facciamo anche l'ultima, così finiamo. Oh, mamma. Parla coi tuoi parole, lascia de banda parole, lascia de banda e stelle. Domai romance e il cinema i fa l'amor con chele. Ol be, mel vero be, alle più belli se. Benissimo, proviamo a tradurre. Allora, perché lo strai parole, perché lo strano, non ho la più pallida idea. Lustrare, proprio abbellire. Sì. Perché abbellisci le parole per dirmi il tuo pensiero? L'amore così alla buona non è forse il più sincero? È forse il più sincero. Fa a te compagne di me. Fai anche tu come me, uguale a me. Fai anche tu, questo compagni, capire che è come, vabbè, certo. Fai tu come me. Olem de beise pote, vogliami bene così anche tu. Anche tu. Perfetto. Vogliami bene così anche tu. Parla con le tue parole, lascia accantona le stelle, domani i romanzi. Solo, no, solo doma, a doma, soltanto, a doma i romanzi. Soltanto i romanzi e il cinema fanno l'amore con le stelle. Con quelle. Il bello, ma il vero bene. Il bene, ma il vero bene. È più bello così. Così, bravissima. Adesso noi, prima di passare a analizzarla questa povera poesia, io vorrei che la signora Marisa e il signor Simone di Friburgo la leggessero tutta. Lei facendo la parte della Rosa e lui facendo la parte del Tone. Partiamo? Parte Simone, dai. Va bene. Tocca a Simone, eh? È chiuso l'audio, Simone, non sentiamo. Adesso parto. Bravo. Allora, guarda i panigarole come sberlusso i prac. Guarda che bella luna, bianca compagna del lac. E mela mela stele che bilan ciel più belle. Rosa, come sono mai contenta che il teple stabilite? O giusto faccio bugada e tutto destendite. Indomà, se lei il compagno, al messuga tu ci pagno. Tone. Ma Rosa, mette parla di amore e di poesia, e te? Te mi risponde che te faccio Lucia, te sei compagno del jazz, al posto del cœur, gay jazz. Bravissimo. Avanti la Rosa. Se con te se potone, se mi importa de storiele, de prac, panigarole, de luna, de ciel, de stelle, se il pief o se il falbel, o il cœur, le sem perchel. Avanti. Che il dopo messa, se fu le sol sagrate, te me sporzito il fiur e può te ne me circate. Tu rispondi de sé,
perché te li esabe. Quando è toccato soldat, ol de che te sendace, to dace una medaglia al posto del meritrac, col cor d'un sì, indorada, con se la dolorada. Forse to scrisce de rar, ma al posto di biglietti, de nace la Madonna, men pia e se lo mi, e sempre te ci de, me la pregai per te. E adesso, per te, me sente ergot che fa tremà. Al so mia cos'è una roba. Non so mia spiegà. A grigne e so inquieta. A pianze e so contenta. Se stuff o per un'altra. Ude. Madonna me, Madonna, che mal te me fareset. Mi scioperei sul cuore, mi inaugureres de mur. Tone, sto me parla le forse mia datat, mi dighe quel che sente o forse fu peccat, ma sto peccat d'amor il perdonerà il Signore. Perché lo stra? La sento più. Mi è saltata la connessione. Pronto? Pronti? Eccoci, mi era caduta sì. la linea di internet. perché lo estrai parole per dir molto pensier? L'amour, i se alla buna, le forse il più sincer. Fa a te compagn de me, o l'embe i se, può a te. Parla coi to parole, lassa de banda i stele. Doma i romance e il cinema. Fa l'amour con chele. Ol be, mal vero be, alle più belli se. Bravissimi! Avete fatto un lunghissimo discorso in bergamasco. Ma che meraviglia, ma bravo! Soprattutto Marisa, però. Devo dire che Marisa ha stentato qualcosa. Lei è perfetto, bravissimo. Grazie. Bravissimo. Ma brava anche Marisa, ma bravi davvero. Grazie. Ma sono proprio molto, 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 molto contenta di voi. Bene, allora facciamo una cosa bella, saggia. Andiamo a vedere la nostra poesia, a parte l'errore che ha individuato il nostro amico Simone, vero? Dico bene, Simone? Sì, giusto. Sì, perfetto. Che è questo qua, Ergot, che è scritto sbagliato. Andiamo a vedere la nostra poesia. Cominciamo dal titolo. C'è un accento, amour. Allora, il bergamasco ha parole tronche, piane e sdrucciole. Le bisdrucciole per fortuna non ce le ha, così abbiamo una rottura di scatole di meno. Allora, le parole tronche sono quelle che finiscono con l'ultima sillaba accentata. Anche se c'è una consonante che chiude completamente la parola, è l'ultima vocale ad essere accentata, sia che sia l'ultima lettera della parola, sia che sia la penultima. Quindi amour è una vocale accentata perché subito dopo viene una consonante, per cui in bergamasco si accenta l'ultima vocale. Perfetto. Poi andiamo a vedere, i panigarole hanno la dieresi, l'abbiamo già detto, la dieresi è un segno grafico che modifica le vocali. Non è solo questo la dieresi, eh? Per esempio la utilizza anche Dante quando ha bisogno, nella Divina Commedia ma anche in altre opere, quando ha bisogno di dividere in due una stessa vocale, quindi ci mette sui due puntini. In bergamasco la dieresi del dialetto bergamasco si usa soltanto sulle lettere, sulle vocali O e U
e quando queste hanno la dieresi diventano le vocali francese E e U. Quindi è tutto qui. Poi scendiamo, abbiamo e mela e mela stele, e qui vediamo gli accenti. Allora, la vocale O e la vocale E possono avere un accento grave, quindi quando sono aperte, stele, bele, non lo so, adesso fatemi pensare a una cosa, non mi viene in mente nessuna parola con una vocale aperta in bergamasco. Sorelle, stelle, storielle. Vedete che se la vocale E è sempre aperta, in questo caso ha un accento grave. Quando la vocale E è chiusa, ha un accento acuto, e quindi mela e mela. E li vedete vicini? Nell'ultima riga della prima strofa vedete mela e mela, stele. Due accenti diversi. L'accento acuto in mela e mela, la vocale è chiusa. L'accento grave, la vocale aperta, stele. Vediamole nella... Allora, scendiamo ancora un po'. Come so mai con teta. Accento acuto, la O è chiusa. So con teta. Ol tep, l'accento è chiuso, la E è stretta. Stabilit è l'ultima vocale della parola e utilizza l'accento perché cade lì. O giusto, voce del verbo avere. O giusto, noi allarghiamo nel verbo avere. Io ho in bergamasco me o. O giusto, l'accento è acuto, la vocale è stretta. Begada è tut o destendit, accento acuto, la vocale è stretta. Indomà, ultima lettera accentata perché la parola è tronca, se l'è compagn, ultima vocale accentata perché anche in questo caso la parola è tronca, anche se poi arrivano due consonanti, al mesuliet ci pagn. Maresa, me, vocale stretta, accento acuto. De amour ed è poesia, in questi due casi la U e la I sono accentate perché sono le ultime di una parola tronca. E te me risponde, te, accento acuto, vocale stretta, che te faccio Lucia. Te se, accento acuto, compagno del jazz, al post, accento grave, del cœur del sas. È chiaro? Mi sono spiegata o ho fatto confusione? Siete più confusi di prima? Io ho capito, per me era chiarissimo. Non ho capito, chiedo scusa. Che io ho capito ed era chiarissimo. Ah, perfetto, meno male. Qualcun altro che ha difficoltà? La figa sulle sta c'ho proprio Ciaro Cerento, ma mi vuole fare una domanda la parola faccio. Perché anche la è... anche lei primo di un'altra parola che la comincio quando ero con un ant ho chiuso più gado lei diglielo o fai bugado o fa bugado o faccio bugada sempre o faccio poi noi siccome noi bergamaschi l'abbiamo già detto siamo essenziali. Tagliamo quello che possiamo tagliare quando parliamo, quindi nella fretta del discorrere non ci soffermiamo a dire o faccio begada e diciamo o fai begada, sembra che ci sia una i, ma non c'è una quando i, no, i è, perché... è faccio, è sempre faccio. Ma nel parlare freco, allora dicei o fai begada. O fai begada, sembra che ci sia una i, ma non c'è una i, sono sempre le due c, o faccio begada. Giusy, scusa, io avrei una domanda sempre da semi tedesco. Ma le stelle, questa I molto aperta, è paragonabile alla A accentata con la diesi tedesca che si dice E? Sinceramente, io non conosco il tedesco, come faccio a risponderti? Mi dispiace. Da Bruxelles confermano, mi sembra. Ok. Io non sono proprio in grado, mi dispiace, non conosco il tedesco, non saprei dire neanche Nein. Perfetto. Perfetto. Grazie, scusatemi. Via. Qualcun altro?
che magari deve porre qualche domanda. Che non ha chiaro qualcosa. Una domanda, approfitto, una domanda. Dai. Il verbo avere, quindi sì. O giusto faccia, ma non so se sia piuttosto una variante dell'alta valseriana, cioè questo rafforzativo col go, a go giusto, è vero, si omette? Allora, go è quando io utilizzo il go quando... quando il verbo avere è un ausiliare. Per esempio, go dich, ho detto a lui, go parlat, ho parlato a lui, go frech, allora in questo caso non è ausiliare, ma è veramente forte. Go frech, go fam, go denda. Devo proprio andare, deve essere un impulso molto forte. Quando invece io ho un passato prossimo, ma un passato prossimo che non deve enfatizzare la forza, per esempio ho fatto il bucato, allora uso la O senza la G. La G è un rafforzativo. Go fam, go son, go piantato una papina. Ecco, gli ho dato proprio uno schiaffone perché lo meritava. E allora ci metto la go, la g che è un rafforzativo. Qualcun altro? E è solo una semplice g? Cioè, come si scrive? No, è una g con la h apostrofata. Okay. Go dich. Mannaggia. Go daci una bella papina. GH apostrofo. Mannaggia. GH, ok. Apostrofo. Perfetto. GH, cioè gfam, gfam, GH go apostrofo. Fam. No, no, la O c'è sempre. Okay. C'è sempre la go. O del verbo avere, ma è rafforzata da questo GH che viene prima. Ho fame, ho sonno, go fam, go son. E allora GH apostrofo O con l'accento acuto. Quindi gfam, è corretta la pronuncia gfam? No, go no. Fam. Go, go fam. Go fam. Go fam. Go son. Go dich. Go go piantat le. E chiedo scusa, quindi è gh apostrofo e poi fam. O. No, gho. La apostrofo. O c'è sempre perché la O è il verbo avere. Sì, sì, gho apostrofo fam. No. Gh apostrofo. O con l'accento acuto fam. Ok, grazie, grazie. Prego, grazie. Prego. Grazie. Vediamo se non c'è nella nostra poesia. Posso intervenire? Certo. Allora, una cosa interessante. Col go. Noi diciamo a godendà. Godendà. Devo andare. Che parlo correntemente l'inglese, ho trovato che c'è una frase che dice a got to go. Esattamente... È esattamente lo stesso modo di dire, certo. Come goden da, cioè, non posso riandando fare nel tempo, in qualche secolo, ai tempi dei romani, probabilmente c'è una connessione tra i due. Può essere sicuramente, ma è vero che ha proprio questo senso di impossibilità a dire di no, devo andare, esatto. Goden da. È un rafforzativo. È un rafforzativo, goden da. In qualche paese si sente anche oden da. Ma non è corretto. Il corretto è go den da. Vabbè, è una precisazione mia. Va benissimo, grazie. Qualcun altro? Io avrei una piccola domanda. Sì. Con la parola o più si scrive con la V, ma si pronuncia come una F. Bravissimo. Sarebbe circa. È sempre uguale nel bergamasco. Allora. La grafica in questo caso è diversa dalla pronuncia. Al piuf, noi diciamo il piuf, ma in realtà è scritto con la V. Piuf, ma non si dice per comodità di dizione si utilizza la F al posto della V. Ma la scrittura è sempre la V, piuf. Questo è proprio tedesco, Giusy, perché la V si dice fa, F in tedesco.
Ma guarda, allora quando noi abbiamo detto che il nostro bergamasco prende parole un po' da tutti, è così, eh? È così. Sì. Quindi va bene. Sì, sì, sì. Pieuvre, ce ne sono anche delle altre. Uovo, per esempio, noi diciamo l'œuf, però si scrive œuf. Ed è proprio una comodità di pronuncia, ci viene molto più facile dire œuf che dire œuf, ma la scrittura è œuf, la scrittura corretta è œuf. Qualcuno qua da casa dice che sembra molto, cioè si avvicina al cremonese. Ah, può essere, beh, direi, tutto sommato, se andiamo indietro nella storia magari vediamo che ci sovrapponiamo, sicuro. Prima che me ne ridimentichi, sarebbe possibile ricevere anche file in file MP3 la lettura della poesia in bergamasco? La lettura della poesia in bergamasco in file MP3 si può fare? Sì, mi dicono di sì. Non chiedete a me di questa roba perché io non sono in grado di rispondervi, ma io ho un personaggio qui accanto a me che adesso ve lo faccio anche vedere. Vieni qua, Davide. Che è il nostro esperto, di questa roba che si chiama complessivamente tecnologia, della quale io non capisco assolutamente niente. Quindi se non c'è lui, posso anche andare a scopare il mare. Per me è molto importante, perché non essendo nativo di Bergamo, certo, che sia cercare di imparare il più possibile. Certo, certo, ma è proprio lo scopo, scusatemi, lo scopo dei nostri incontri non è io conosco il bergamasco a menadito, ma io parlo bergamasco e quindi dobbiamo tutti quanti cercare di arrivare a poter fare un discorso, a imbastire una conversazione in dialetto bergamasco. Poi se ci sbagliamo perché non mettiamo la g o mettiamo la c o non mettiamo le due c finali, vabbè, poco male, nessuno ci darà dei voti, ma quello che vogliamo, a cui vogliamo arrivare, è poterci esprimere in bergamasco, e quindi mi fanno molto 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 piacere queste osservazioni. E a proposito di questo, sì. Come si dice quando si è corretto dire buona serata a touch? A touch. A certo. Touch, perfetto. Buonasera a touch. Ok, grazie. Salutiamoci così, perché mi sa che ci siamo, vero? Sì. Allora, a questo punto noi ci salutiamo tutti e io vi saluto con un modo di salutare che era di Umberto Zanetti, che io ho già citato l'altra volta, che era un grande cultore della lingua bergamasca, che diceva a tutti quando se ne andava: ciao a touch, sti se Frank. Guardate, è bellissimo questo saluto, perché sta su Frank vuol dire in bergamasco essere in buona salute, ma anche essere sicuri di se stessi. Le Frank è sicuro. Quindi quando uno vi dice ciao, sta su Frank, vuol dire mantieniti bene, mantieniti sicuro di te con tutte le tue sicurezze e stai in buona salute. Tutto questo in bergamasco è sta su Frank. Quindi a tutti voi, sti su Frank. Ciao! Grazie. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao. Grazie. Grazie mille. Alla... Grazie, Mauro. Grazie. Alla nostra docente Giuseppe Bonaccina. Ciao a tutti. Ci vediamo lunedì. Ecco, ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Ecco, un saluto ancora dalla Duca Mario Morotti, dal presidente dell'ente bergamaschi Carlo Personeni, un saluto a Tiziano Piazza, ai tecnici, e un saluto a tutti voi per la pazienza e l'interesse. Ecco, se eventualmente l'insegnante valuterà, vi sarà comunque inviato, come abbiamo fatto questa volta, del materiale per poter poi seguire in modo anche più preciso anche il corso. E niente, vi ringrazio e a lunedì prossimo. Grazie a tutti. Buonanotte. Buona serata a tutti. Ciao a tutti. E un piccolo aneddoto, mi sa tanto di quel stai sereno detto a qualcuno. No, antipatico, antipatico. Stisce Frank. Quindi Stisce Frank. Buona serata a tutti, grazie. Buona serata, ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.